ci troviamo a Cagli, in provincia di Pesaro Urbino, per parlare del cinema di Cagli, della sua storia e del suo futuro. Siamo con Paolo Sordini, figlio di Bruto Sordini, nipote di Walter, che hanno aperto il cinema qui a Cagli e ci racconterà un po' la storia. Io so che questo è aperto nel 1960, inaugurato con il film La Grande Guerra, nell'aprile. E raccontaci qualcosa che diceva tuo nonno, i primi esordi, qualcosa che ricordi. Qualcosa. Beh, mio nonno intanto era sicuramente molto contento di questo, di questa attività. Non era la sua attività principale perché lui era professore, però ci ha comunque dedicato veramente corpo e anima. Ricordo più che altro quando ero piccolo anch'io che il cinema era sempre, veramente sempre pieno. Si passava addirittura qui davanti quando ancora era chiusa la serranda prima degli spettacoli, delle proiezioni, e c'era la folla che aspettava fuori, era emozionante. Infatti veniva gente dai paesi limitrofi, qui intorno, era molto, molto ricercato. Era molto successo, Sì, poi un sicuramente. film ogni sera, non come ora. Sì, c'erano anche dei programmi, insomma, ogni settimana, tipo il giovedì c'era un genere di film, poi sabato e domenica più film per famiglie, cose. Un po' diviso in generi durante l'arco della settimana. E so che per un periodo ha lavorato sia questo cinema che l'altro, che era sempre della vostra famiglia, Sì, che quello però. era stato aperto dal mio bisnonno, anche lui Bruto. Ricordi in che anno? Ma io non ero nato neanche quando si aprì questo, quindi non, assolutamente non mi ricordo. Però Però l'altro ormai è dismesso, proprio, ha sì, cambiato da proprio. più di 20 anni. E questo è chiuso ormai da quanto tempo? Questo è chiuso. Allora, negli ultimi 10 anni ha avuto dei, appunto, ci sono state delle vicissitudini. I vecchi affittuari, diciamo, quando mio nonno ha smesso di dirigerlo in prima persona, è stato affittato a delle persone che verso i primi anni del 2000 hanno deciso di lasciare, visto come andavano le cose, stava già andando un po' in decadenza. L'abbiamo ripreso noi per pochi anni, no, per pochi anni, per pochi mesi. Abbiamo visto che mio padre, tra l'altro, artigiano, non riusciva neanche a starci dietro. Abbiamo visto che non valeva la pena. È stato riaperto negli ultimi anni e adesso è chiuso da circa 2 anni. Beh, però è un peccato perché con i multisala adesso si perde un po' anche il gusto di andare al cinema. Cioè, io lo vedo così, il gusto di vedere un cinema particolare, di entrare in una sala dove ancora senti l'odore di una sala antica. Sì, anche il fatto di avere questo, mi ricordo che quando si aprì aveva lo schermo più grande di tutta la provincia, adesso mi sembra di ricordare, o della regione, non vorrei adesso dire. Insomma, però magari una speranza di riaprirlo e fare qualcosa di particolare. Non so, ci appelliamo magari al comune o qualcuno che voglia prendere a cuore questa cosa. Ma sì, se ci fosse qualche associazione, appunto, non so, qualcuno che abbia voglia di puntare, di investire in questo cinema con dei progetti, perché progetti se ne potrebbero fare, cose anche di teatro, proiezioni, come prendendo per esempio il cinema di Bologna, il cinema di Fano, di proiettare cose un po' più particolari, più ricercate, un cinema diverso, sarebbe veramente bello. Sì, sarebbe veramente bello da rivivere. E hai qualche aneddoto da raccontarci, simpatico, qualcosa di particolare? C'era pochi anni fa un amico di mio nonno mi raccontò che una volta era stato proiettato qua al cinema un film molto particolare, un po' di questi, con insomma, una storia un po' intricata. E dopo la prima parte del film, c'è l'intervallo, la gente esce fuori un po' perplessa, dice: "Beh, sì, in effetti è strano, non capivano bene cosa." E intanto mio nonno si vedeva che era un po'. Era successo, Titubante anche sì, lui. era successo qualcosa, però stava zitto. Alla fine della seconda parte, la gente è ancora più sconvolta. Però in effetti è un capolavoro, no? Io non l'ho capito, l'ho capito. E aveva invertito la prima parte con la seconda. Quindi aveva invertito le pellicole. Beh, simpatico. Rimaneva comunque un bel film Sì, d'autore, certo. sicuramente, molto successo. Va bene, niente, per ora ti ringraziamo per la disponibilità e di averci fatto visitare questo bellissimo cinema. Grazie mille. Ci vediamo. Ciao.